Utlow Web Radio. Siamo in linea con l'amico e collega presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trento, Andrea De Bertolini. Grazie presidente per essere con noi su Utlow Web Radio. Grazie a te Andrea. Presidente, proprio ieri hai pubblicato anche sul tuo profilo Facebook le determinazioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento in ordine alla nota questione mai troppo pubblicizzata delle vicende che si susseguono purtroppo con caratteri di emergenza in Turchia e anche in altre parti del mondo. Esatto. Vuoi darci qualche indicazione? Perché hai messo intorno alla tua iniziativa anche tantissime associazioni, anche extra avvocatura. Sì, esatto Andrea, ti ringrazio dell'occasione. Proprio così, ieri abbiamo organizzato una conferenza stampa presso il nostro Consiglio dell'Ordine, alla quale hanno aderito Camera Penale, che con noi ha un rapporto storico di grande condivisione, sì. Il Tribunale di Trento, l'Associazione Nazionale Magistrati nella sezione trentina, l'Accademia Trentina nella persona del Rettore Paolo Collini e l'Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige nella persona del Presidente Franchi. Sì. È stata un'occasione fondamentale per poter ribadire ed affermare il nostro sdegno rispetto alle notizie che giungono dai media internazionali. Sappiamo tutti, sono arrivate delle immagini semplicemente sconcertanti, arresti di massa, persone nude, ammanettate, private della loro dignità, in una gogna mediatica che era semplicemente autoreferenziale al potere costituito, in una tradizione che senza giri di parole possiamo affermare essere quella dei regimi totalitari. Certo. L'aggressione alle categorie professionali, agli avvocati, ai magistrati, ai giornalisti, ai docenti, ai professori universitari e ovviamente anche ai cittadini, ma l'aggressione a queste categorie professionali è di fatto un attacco all'essenza stessa della democrazia. Attaccare queste categorie significa attaccare i diritti inviolabili della persona, negarli ed azzerare l'essenza della democrazia. Andrea, una particolarità della tua iniziativa è quella proprio, dicevamo all'inizio, di aver messo intorno a questa conferenza stampa tutti i soggetti che attualmente, secondo quelle che sono le notizie che pervengono da quel paese, sono oggetto di questa terribile repressione governativa. E quindi ti chiedo, con il polso della situazione che hai potuto verificare, quali sono le iniziative anche delle altre categorie professionali? Mi riferisco ai professori, mi riferisco alla magistratura. Hanno, oltre a quello che ovviamente si dice e si sa in giro, hanno già messo in campo delle iniziative concrete per cercare di sensibilizzare ulteriormente il tema? Ma di certo in tutto il territorio nazionale le istituzioni e i mondi delle professioni che sono state toccate da questa epurazione si sono attivate, conosciamo i comunicati stampa, conosciamo le prese di posizione decise, credo che l'esperienza trentina abbia un significato profondo nell'esprimere una comune cultura della giurisdizione e del rispetto dei principi fondanti sullo Stato di diritto. E in questo c'è il significato più autentico di una rivendicazione come quella che è stata fatta ieri. È evidente che da un punto di vista concreto è molto delicato declinare degli interventi anche perché vi è la percezione molto obiettiva da parte di ciascuno di noi che iniziative troppo spinte possano riverberarsi in maniera ancora più negativa sulle persone che fisicamente stanno già quotidianamente certo. subendo un pregiudizio rispetto ai loro diritti fondamentali. Per cui di certo il significato è mantenere altissimo il controllo, il monitoraggio, mantenere una voce
molto costante su un timbro molto alto per richiamare doverosamente il governo turco al rispetto dei principi fondamentali. Questo è, dal mio punto di vista, il modo nel quale noi possiamo attivarci, oltre a quello di esprimere solidarietà a chi sta vivendo in questa condizione. Ed effettivamente così l'avvocatura sta agendo, perché ricordo che all'inizio proprio di questa settimana anche, per esempio, fra i tanti, l'Ordine degli Avvocati di Bari con il presidente Stefani ha organizzato un sit-in proprio lì in tribunale per sollecitare ancora una volta l'attenzione dei media. E, prossimi passi, Andrea, cosa ci possiamo aspettare in un periodo nel quale saremo distratti dalle nostre anche meritate ferie, ma su un tema che non può essere invece lasciato in disparte? I prossimi passi che quantomeno nel nostro territorio cercheremo di portare avanti con determinazione e impegno, anche per offrire alla società civile un aggiornamento rispetto a ciò che davvero sta accadendo, è quello di organizzare degli incontri informativi avvalendoci della partecipazione di testimoni direttamente protagonisti di ciò che è accaduto e che, per ragioni che si comprendono, ad oggi possono anche essere espatriati. Certo. E grazie a costoro richiamare ancora una volta la società civile su quanto stia accadendo in termini di pregiudizio dei diritti violabili della persona. Ecco, e questo è quello che si deve fare, un po' di meno talk show, un po' più sostanza su queste vicende che poi sono alle porte di casa nostra. Noi non possiamo che ringraziare il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, l'illustre collega e amico Andrea De Bertolini, per questa sua importante iniziativa, e ovviamente, Andrea, ancora una volta ti vincoliamo alla presenza su YouSlow Web Radio per ogni e qualsiasi informazione sull'argomento e anche altri. Grazie Andrea. Ti ringrazio Andrea e complimenti ancora per questa straordinaria iniziativa. Un saluto a te, un abbraccio a tutti i radioascoltatori. Grazie. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di YouSlow Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. Tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. YouSlow Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.